Altra notizia di cronaca e altra diretta. Ora andiamo a Teramo, dove questa mattina clamorosamente sono stati posti in stato di fermo i due fratelli Davide e Mario Ciaccia, i nuovi proprietari della Teramo Calcio, della quota di maggioranza. Sono davanti alla Guardia di Finanza che li sta interrogando, credo proprio in questi minuti, ancora in attesa di un provvedimento che potrebbe giungere nei prossimi minuti. Ma proprio davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Teramo c'è il nostro Lorenzo Valeriani, al quale cedo la linea per gli ultimi particolari della mattinata. Lorenzo. Buongiorno, buongiorno direttore. Eh sì, ha detto bene, siamo di fronte alla caserma Andrea Costantini della Guardia di Finanza. Stamattina, attorno alle ore 7, Davide Ciaccia è stato fermato nell'albergo dove risiedeva lo Sporting Hotel di Teramo dalla Guardia di Finanza comandata dal comandante Lucignano. Trasportato proprio qui in caserma l'Andrea Costantini da circa 5 ore, dalle 8 di questa mattina, posto sotto interrogatorio il presidente del Teramo Davide Ciaccia, mentre Mario, il fratello co-presidente, si trova a Roma. La Procura della Repubblica Capitolina ha emesso questo stato di fermo ai danni di Davide e Mario Ciaccia, un fulmine a ciel sereno in una giornata piena di sole, la mattinata soprattutto qui a Teramo, non solo la Teramo sportiva, ma credo tutta la città ha subito un grandissimo colpo, tanta delusione dopo i tanti appelli, le tante promesse, il tantissimo entusiasmo che ha ricoperto la città dopo l'arrivo di questa nuova proprietà. Brusco risveglio, attendiamo ovviamente sviluppi. Il comandante Lucignano, uscendo proprio dalla caserma qualche minuto fa, ci ha confermato che si attendono notizie sulla casa circondariale dove appunto verrà tradotto Davide Ciaccia. Nel frattempo sono state anche sequestrate e perquisite le autovetture sia di Davide Ciaccia che dell'amministratore delegato del Teramo Chierchia, quest'ultimo però non sottoposto allo stato di fermo. Quindi ci saranno sicuramente sviluppi da 5 ore, lo ripeto, Davide Ciaccia, presidente del Teramo, patron del Teramo, è all'interno della caserma Costantini, si attendono ovviamente notizie sulla sorte del presidente e di suo fratello Mario, soprattutto per quel che riguarda la casa circondariale dove verrà tradotto il presidente. Ecco, si parla Lorenzo di indagini in 6 regioni, quindi una inchiesta molto ampia, soprattutto di reati piuttosto Assolutamente. gravi, truffa ai danni dello Stato, ma in particolare l'associazione a delinquere, quindi una serie di accuse piuttosto pesanti. Che cosa si sa più di questo? Sì. Penso non tantissimo a questo punto dell'indagine. Direttore, confermo assolutamente quello che dicevi poco fa, diverse le accuse, appunto associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, indebite compensazioni, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il 60% delle quote del Teramo Calcio, che sono poi le quote appartenenti ed acquisite dalla famiglia Ciaccia, sono state poste sotto sequestro. L'altra parte del pacchetto, il 40% ancora in mano all'ex proprietario, patron ingegner Iachini. Quindi anche sotto l'aspetto ovviamente calcistico c'è tanta preoccupazione. E a proposito di ambiente calcistico, ricordiamo che la famiglia Ciaccia è proprietaria anche del Fiuggi Calcio, squadra militante nel girone F di Serie D, girone di Serie D che comprende anche le squadre abruzzesi. Quindi un vero e proprio terremoto, non solo sotto l'aspetto della cronaca nera, ma anche sotto l'aspetto sportivo, perché ora gli sviluppi saranno molteplici e la città di Teramo vive con molta ansia questi minuti. Interrogatorio che da quel che ci risulta è completato e terminato qualche minuto fa, quando appunto il comandante della Guardia di Finanza di Teramo, Lucignano, è uscito dai cancelli della caserma, si attende, come detto in apertura, la destinazione di Davide Ciaccia.
Ciaccia e poi la conferma da parte del GIP dello stesso Fermo e la custodia all'interno di una casa circondariale che ancora però in questi minuti non è stata confermata. Bene, grazie Lorenzo. Ovviamente se dovessero esserci sviluppi in diretta puoi chiederci la linea, ci aggiorniamo anche con te alle prossime edizioni del nostro telegiornale.